allo stacco. L'errore di Libertador Holm. Così al comando Orsaget, attaccato al largo da Lisso P. Numero 5, Libertador Holm, Lisso P attacca, parte fortissimo Nicholson Treb dalla seconda linea. Numero Lisso 3, P però sfonda Navacos, in 100 metri. Nicholson Treb pronto a portarsi all'attacco con Roberto Vecchione, che si gioca subito le sue carte. Va su Tommaso Di Lorenzo, vedremo le mosse di Tommaso Di Lorenzo. 14-8 in lancio, sbaglia Nicholson Treb. Dopo 300 metri di gara e colpo di scena il favorito. Si getta numero di galoppo 10, e viene squalificato. Squalificato. E così dopo 400 metri è Occhiata Jet che si porta a ridosso di Lisso P, l'impegna a fondo. Dopo 400 in 29-2 passa Occhiata Jet e conduce a metà della seconda piegata. Occhiata Jet leader su Lisso P, poi Orsa Jet, ancora Obelix B, 600 in 44 secchi. Occhiata Jet in vantaggio, sono rimasti in 6. Con Pietro Gubellini ora leader nei confronti di Tommaso Di Lorenzo, terza posizione per Giuseppe Pistone, poi Vincenzo Luongo. All'esterno intanto si muove Giuseppe Pietro Maisto, anticipato però da Giuseppe Pistone con Orsa Jet. Orsa Jet, compagna di scuderia di Occhiata, si porta al sediolo di Occhiata, a contatto Lisso P e Obelix B. Intanto il chilometro in 1.13.8, Occhiata e Orsa Jet alle prese. Con a contatto Lisso P, poi Obelix B, all'esterno New Star FKS, 500 al palo, Orsa Jet si impegna all'esterno, Lisso P cerca di rimanere in quota, 400 dalla conclusione, il parziale in 14-3, Orsa Jet si accoda in seconda posizione, cala Lisso P, avanza in terza corsia Orfeo Jet, cala anche New Star FKS. L'errore di Orsa Jet a 250 dalla conclusione, via libera quindi numero per Occhiata che è in isolamento. E si distende bene nel finale, Occhiata Jet viene a concludere vincitrice nei confronti di Orfeo Jet, mentre per il terzo posto è forse ancora Lisso P che si salva da Obelix B. 1.13.5 il ragguaglio conclusivo, Pietro Gubellini viene a vincere le ultime due prove e con questa ha il pass per la finale.